La strada è chiusa al traffico ormai da 6 mesi in base ad un'ordinanza comunale che con la permanente apposizione di barriere ne vieta il transito. La chiusura a causa delle condizioni di degrado del prospetto, che quindi risulta pericolante, di un edificio che vi si affaccia. Si tratta della via Arco Speciale in centro storico di Alcamo, situazione che sta continuando ad arrecare disagi a residenti, esercenti e in generale a chi ha bisogno di percorrere questa strada, per cui nello scorso mese di settembre il sindaco Domenico Surdi aveva emanato un'ulteriore ordinanza rivolta al custode giudiziario dell'immobile in questione affinché entro 15 giorni procedesse a far realizzare gli interventi manutentivi per la messa in sicurezza del fabbricato sotto la direzione di un tecnico abilitato. Sindaco Domenico Surdi, com'è allora la situazione? La via Arco Speciale è ancora intransitabile, come possiamo chiaramente vedere? La strada in questione è stata chiusa in questi mesi a causa di un pericolo che era stato segnalato dai Vigili del Fuoco relativamente ad un prospetto. Abbiamo in particolar modo firmato un'ordinanza già qualche settimana fa, con cui ordinavamo al titolare, al proprietario, di ripristinare lo stato dei luoghi, metterlo in sicurezza, ma evidentemente anche a causa del fatto che, per quanto a nostra conoscenza, l'immobile era oggetto di una procedura giudiziaria, evidentemente non è stato possibile da parte del responsabile intervenire, pertanto Così come previsto dall'ordinanza si è deciso di intervenire in via sostitutiva, quindi sarà il comune a effettuare i lavori e già sono state stanziate le somme e affidato l'incarico ad una ditta. Pertanto nel giro di qualche giorno si inizieranno i lavori e quindi credo che prima possibile, io mi auguro tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo, ma in ogni caso, prima possibile, non trattandosi di lavori particolarmente complessi, si potrà mettere di nuovo in sicurezza e aprirlo nuovamente al traffico. E mentre sullo sfondo possiamo vedere la via Giovanni Amendola e la via Arco Itria, notare anche questi cumuli di rifiuti che ci vengono opportunamente segnalati da passanti, residenti, esercenti nella zona. Qui infatti lasciano molto a desiderare i servizi di pulizia, ma soprattutto lascia a desiderare la civiltà di chi viene a frequentare questi luoghi. Vediamo in primo piano adesso la via Laurana, che consente di raggiungere anche la piazza Mercato, eccola qui, sullo sfondo la piazza Ciullo. E quindi la via discesa al santuario. Eccola qui, la via discesa al santuario. Ecco qui dunque un'altra panoramica della zona. Qui siamo in via Francesco Laurana. Da qui si dovrebbe raggiungere in condizioni di normale viabilità la via discesa al santuario, prima ancora la piazza Mercato, ed eccola vista da questa prospettiva la via Arco Speciale. E rimanendo in tema di viabilità ad Alcamo, il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica relativa al progetto dei lavori di costruzione del collegamento viario esterno all'abitato di Alcamo tra le due strade statali 113 e 119. Il sindaco Surdi e il suo vice Vittorio Ferro dichiarano che l'avvenuta approvazione di questa variante è l'adempimento finale per la futura realizzazione del progetto, già finanziato per un importo di circa 25 milioni di euro, redatto dall'ANAS, progetto che dopo tanti anni di attesa permetterà di realizzare uno snodo fondamentale per la viabilità del territorio alcamese, decongestionando il traffico veicolare e razionalizzando il funzionamento complessivo della rete stradale, in particolare per snellire il traffico veicolare nel corso dei mille. Altra novità è che nella giornata di oggi l'amministrazione comunale ha presentato lo sportello unico edilizia. Dal 1 gennaio tutti i progetti e la relativa documentazione, come spiega il comune, dovranno essere presentati online
online, facilitando il lavoro dei professionisti e quindi delle imprese del cittadino. Tra le varie cose, per esempio, si potrà controllare lo stato della pratica senza recarsi in ufficio. È un passo in più nell'opera di informatizzazione dei servizi resi dal Comune che abbiamo avviato in questi anni, come commenta il sindaco Surdi, il quale tiene a ricordare che già da tempo tutto il lavoro interno, compresa l'attività della Giunta e del Consiglio, viene istruito su piattaforma digitale. Non stampiamo più nulla, tiene a puntualizzare il sindaco, dal 1 gennaio 2018. Presto avvieremo diversi altri servizi online, conclude Surdi, che consentiranno di avere certificate, informazioni e tanto altro direttamente da casa. Sigaretti,